Benvenuti a Bella Ma, Vittorio Belvedere, ospite di puntata. Allora, vi dico la verità, cari telespettatori e telespettatrici. Abbiamo fatto due prove qua adesso, non so che succede, ma siccome io e Vittorio siamo due persone sincere, certo, ci stavamo domandando se nel corso della prima parte della trasmissione c'è scappato due. Mi è scappato. E io ho ripetuto due. Ma l'abbiamo fatto in buona fede. Io penso, spero che non vabbè, abbiamo... Ma il maiale, il maschio del maiale. Abbiamo mancato porco, di rispetto no? a qualcuno. Mi auguro di no. Il porco è il maschio del maiale. Due. Basta. Il due è un due, è un numero. Però... Suona male? Ma... No, ma quando si dicono così con suona leggerezza, bene, cioè senza... No? Mi auguro che il pubblico a casa non si sia sentito offeso. La signora offeso. Si mette la mano davanti alla questa. Che dici? La signora Carolina, ti presento la nostra Lady Gaga. Carolina, Carolina, prendi il microfono. Ah, Lady Gaga. Abbiamo detto una brutta cosa? Ah, è stato così bello sentirlo. Basta, no? Basta. Non lo ripetere. Basta così. Non lo ripetere, Carolina. No, no. Ti presento qui le mie coetanee, Maria Luisa, Maria Luisa. Che fa l'uncinetto. L'ho vista. Sta facendo una sciarpa della Roma. Lo sai che quando io andavo all'asilo... No, un cappelletto. Io all'asilo facevo la maglia, invece. All'asilo. Facevo la maglia. Ti presento il cast. All'epoca si faceva. Poi c'è Carmela, che è la sorella. Carmela. Sono le Thelma e Luis Di, le due. Le veline. Le veline. Una ricetta di un piatto calabrese. Lo so perché le ricette nostre calabresi c'ha ragione la signora, però sono ricche. Mettiamo solo un'ora a spiegare. A me quanto piace la soppressata calabrese, io e l'anduia. E l'anduia col pane, vabbè, ma squisita. A casa mia ti inviterò. Ecco, verrai? Questa è una cosa. Poi ti presento qui la coppia. Stefania e Silverio stanno insieme da 44 anni. Evviva! E Silverio è maestro del lavoro nominato dal presidente della Repubblica Napolitano qualche anno fa. Ah, però. Capisci? È un onore, allora. Da quest'altra parte, adoro presentare il cast. Sti due l'hai capito chi sono, no? Due gemelli, Simone sì, e Alessio. Mimì e Cocò, sì, in sì, mezzo c'è Re Stefano I. A lei, credibile, maestà. No? Lo vedi credibile? Molto, perché no? Bah, l'importante è esserne convinti. Convintissimo. E allora? Poi ti presento il dottor Web, Domenico Restuccia. Ciao, eccolo Domenico. Qua. Lo vedi? Riccardo l'hai conosciuto, sì? Questa è la band. Allora. È inutile che ci giri intorno. Io ho sentito che la cosa che vi è venuta più facile è la bambola. Patti Pravo, canti. Amo Patti Pravo, però canto sotto la doccia come tutti. Questo è il microfono, Giulio. È questo? Fantastico. E allora, io te? No, che io non so cantare. Te? Perché tu non canti? Io zero, suono. Stai scherzando? Ti giuro che non canto, sono stonato come una campana. Ma no, dai, se suoni non puoi essere stonato. Ma che siete matti? Ma siete matti? No, allora... A grande richiesta del pubblico che ha seguito Tale Quale di Carlo Conti, Vittoria Belvedere torna a cantare la bambola di Patti Pravo con Infieri. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore no. Giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più, no, no ragazzo, no, tu non mi metterai.
fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù e poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. Ehi, vieni qua. No. Oh. Ehi, dai, Pierluigi. Bambole, sì. Ti ho fatto cantare, grande! Vittoria Belvedere a Bellama Standing Ovation! Guarda, guarda, sono tutti per te, guarda! Bravo! Che brava che sei! L'ha provata in due minuti durante la pubblicità, veramente vabbè. Scusa, ti ho messo un po' di cerone. No, lo voglio tutto e lo ricorderò a vita. Un po' di cemento. Di avere il tuo cemento sulla mia spalla, cara Belvedere. Allora, Domenico Restuccia, la reputazione web su Vittoria Belvedere. Buon pomeriggio Vittoria. Allora, ho studiato lo stato d'animo con il quale le persone parlano di lei sul web. Ok. Le faccio vedere il grafico che riassume tutta la situazione. Possiamo vederlo. Mamma mia! È molto buono. C'è quasi un 26% verde. E quell'arancione che cos'è? Quell'arancione che cos'è? L'arancione sono, diciamo, gli astenuti, neutrali, però è normale, okay. Guarda, io dico è normale avere una parte arancione molto grande, ma concentriamoci sullo spicchio verde che è notevole, è quasi 26%. Poi c'è un 4.3%. Guarda che è altissimo. Che non parla bene, ma è un ottimo grafico. Mi sono sempre accontentata della vita. Ma guarda, perché? Se non ti aspetti niente, tutto quello che ti arriva è gratuito. Ma poi perché uno dovrebbe avercela con te, scusami? No, non lo so, ma perché, voglio dire, i gusti sono gusti, non puoi piacere sempre a tutti. No, certo, però e insomma... allora? No? Tra l'altro, a questo punto, solitamente io vado alla ricerca di un post rivelatore o di un articolo di giornale un po' così, non dico scandaloso, ma che ci dia... Ne troverai pochi. E la cosa più trasgressiva che ho trovato su Vittoria Belvedere è questo titolo qui. Con la mia cucina ho salvato mio marito dai pasti pronti. Che trasmissione, una roba... Non so se essere felice o triste. Devo dire che fai una vita rock and roll proprio. Guarda, è proprio rock and roll. Proprio su questo però vorrei chiederle una cosa invece molto, sì, molto seria. Questa sua condotta invidiabile, questa sua discrezione, è mai stato un limite per la sua carriera? Sì. Credo proprio di sì, cioè il fatto di essere timida, di non amare, insomma, il fatto di apparire e non essere un po', tra virgolette, ovunque in tutte le trasmissioni, insomma, la famosa prezzemolina, credo che alla fine, sì, questo in un qualche modo sì, è un pegno che si paga, no? Nel senso, più ti fai vedere per quanto tu sia considerata prezzemolina o meno, la gente però comunque ti conosce e però bel io bene. Non credo che nel tuo caso sia così, perché tu hai avuto una grande popolarità e penso che le persone vengano a cercarti laddove ci sei. Tant'è che quando fai le fiction vanno benissimo, quando vai a teatro, perché ovviamente le persone quando vedono che tutti vanno dovunque tendono a misurarsi e concentrarsi sulle persone che lavorano di sottrazione. Perché non le vedono tutti i giorni in TV, no? No, sicuramente è anche così, però nel nostro ambiente conta quando ci sei, hai capito? La tua riservatezza, la discrezione, nel nostro ambiente non viene molto pagato. Io apprezzo tantissimo come tu governi, adesso a parte la mia plateale passione per te, però come governi la tua carriera mi piace moltissimo. Anche a me piace moltissimo, guarda, se tornassi indietro rifarei tutto, nel senso non mi sono mai pentita di niente e questo stato, insomma, professionale non mi dispiace, ho scoperto il teatro, sono felice, l'emozione del pubblico tutte le sere che ti applaude, che paga un biglietto per venirti a vedere, insomma, in fin dei conti, per quanto io abbia fatto tanta fiction, tanta televisione, alla fine... si aspetta il risultato del giorno dopo, quindi l'audience, lo share, però il lavoro che c'è dietro poi, no, in un qualche modo passa in secondo piano.
a teatro lì ci devi essere tutte le sere, non ti puoi permettere di sbagliare. Ci vuole disciplina, certo. Sì, ci vuole disciplina, ecco, quindi torniamo sul discorso che io ma sono te l'ho una... detto, ma sì, sì, ma io lo penso proprio che tu sia sì, sì, una insomma. Molto esigente, soprattutto con te stessa. Con me stessa, questo bravo. Si vede okay. Tutto. Allora, ti